Adesso è il turno di Roberta Tassi, che se non erro il titolo è Cosa? Community Led Innovation. Esatto. Ok, e ci parlerà di uno dei due esempi di cui, che mi stanno particolarmente a cuore, ovvero di come aver avuto a cuore la comunità all'interno del progetto ha fatto in modo che si incidesse approfonditamente sul risultato finale di quello che poi è stato l'outcome, che non vi svelo. Adesso c'è Roberta Tassi, poi c'è pranzo, quindi resistete, mi raccomando, non andate via prima. Come vado avanti? Con questo. Okay. Verde, avanti. Grazie. Se ci prendiamo un puntatore. Okay. Un applauso per Roberta. Grazie. Devo dire che è un piacere essere qui e ho apprezzato molto il tema di questa giornata, parlare di sostenibilità e inclusione in combinazione con il tema dell'usabilità per me è fondamentale e è stato di spunto per condividere un punto di vista aggiuntivo a quelli che abbiamo già ascoltato questa mattina e che ascolteremo nel pomeriggio. Che è quello sull'apertura del processo progettuale alle comunità, alle persone, un'apertura che permette a loro di modellare le soluzioni secondo la base di quelle che sono effettivamente le loro esigenze e dei percorsi di innovazione in cui il progettista non è più colui che disegna o progetta qualcosa per un individuo, una comunità, ma ha più il ruolo di lavorare con loro e progettare il modo in cui queste persone possono modellare la soluzione, anche partendo da delle innovazioni tecnologiche importanti. Prima di raccontarvi questa storia, volevo ripartire da un'immagine che forse avete visto qualche settimana fa. È stato pubblicato questo articolo da Ralph Hammer su Medium che si intitolava "The Interaction Design is Dead" e l'ispirazione da cui partiva il suo articolo, la domanda che si faceva è molte volte ci ritroviamo in questa situazione, team di progetto in una sala con tanti post-it, è una situazione che conosciamo bene e molto spesso, nonostante ci siano delle attività di coinvolgimento dell'utente, l'obiettivo finale del progetto è avere un prodotto, un servizio che generi profitto. Quindi quanto questo, diciamo, guida il nostro percorso di innovazione e qual è la relazione tra questo momento, questa situazione, questi progettisti a cui viene fatta questa richiesta e quello che poi rappresenterà quello che loro producono, quindi prodotto o servizio una volta che sarà calato nel contesto in cui viene utilizzato e avrà un impatto sulla vita delle persone. Ecco, la situazione che vi racconto è agli antipodi di questa immagine ed è una situazione in cui tutto il percorso è stato pensato al contrario. Per farlo, appunto, vi mostro questa storia di un progetto concreto e dobbiamo proiettarci in un altro continente. Il contesto è Cape Town, questa è un'immagine di Khayelitsha, che è uno degli insediamenti informali che stanno alle porte della città. È un luogo in cui vivono, si pensa, circa 3 milioni di persone, anche se non è chiaro. È un posto molto ricco di rischi legati all'assenza totale di infrastrutture, di servizi, legati alle condizioni sanitarie, alla violenza e anche al problema degli incendi. Gli incendi si manifestano spesso perché è un contesto in cui la fiamma viva, diciamo, viene utilizzata per cucinare, per scaldarsi, ci sono connessioni illegali che portano l'elettricità nei quartieri, per cui il rischio è alto che succedano degli incidenti. In quel contesto le case sono costruite con materiali molto infiammabili o che conducono molto, questa situazione dà un piccolo fuoco, diciamo, può devastare centinaia di case in poco tempo. Ci sono dei ragazzi a Cape Town che hanno poi fondato una startup chiamata Lumkani, che significa fuoco nel dialetto
sudafricano, che hanno pensato: cerchiamo di fare qualcosa per intervenire in questa situazione, in una situazione in cui portare delle infrastrutture sarebbe quasi impensabile perché richiederebbe molto tempo, comunque molto lavoro, molti interlocutori. Cerchiamo di fare qualcosa adesso. E quindi hanno disegnato questo sensore, che è molto economico, che porta la logica dei nostri diciamo sensori antincendio che abbiamo nelle nostre case nel contesto informale, per cui è disegnato apposta per una piccola baracca e per registrare quel picco di cambiamento di temperatura che avviene quando sta per iniziare un episodio di questo tipo, con l'idea, se l'allarme poi, mettendo in connessione i vari sensori in una rete con frequenza radio, si sparge nella comunità, sicuramente riescono ad intervenire prima e intervenire quando è ancora piccolo l'incendio e non ha ancora distrutto centinaia e centinaia di case fuori controllo. Un'idea che quando mi è stata raccontata, sembrava e sembra ed è tuttora sulla carta molto vincente. La domanda però è: come noi portiamo un'innovazione di questo tipo in quel contesto? Come la rendiamo disponibile? Verrà capita? Verrà mantenuta nel tempo? Può diventare una soluzione scalabile e sostenibile che permetta di portare questo tipo di oggetto non solo in una di queste comunità, ma negli insediamenti informali di tutte le città del mondo? E questa è una domanda che non si sono posti solo loro o Croce Rossa, che in quel momento lavorava con noi a questa soluzione, ma tanti altri interlocutori, perché in quel tipo di contesti in cui l'infrastruttura e l'accesso alle telecomunicazioni è ancora molto limitato, ci sono delle tecnologie emergenti, possibilità che possono aprire e risolvere in qualche modo, aprire nuove possibilità risolvendo alcuni problemi che impattano molto sulle condizioni di vita di queste persone. Ne abbiamo visti svariati di esempi, dai droni che possono portare delle medicine o a facilitare sostanzialmente l'arrivo di cure in situazioni in cui l'accessibilità è molto compromessa, a nuovi sistemi che permettono di avere energia nelle case basate sull'utilizzo di pannelli solari e dei pagamenti con il telefono diluiti nel tempo. Ma abbiamo visto anche come Mobile Money in Pesa, in Kenya, ha rivoluzionato la situazione a livello di accesso ai servizi finanziari. Quindi, diciamo, nonostante alcune cose sono mancate nel tempo, ora possiamo in qualche modo portare questi servizi finalmente attraverso tecnologie che costano di meno. Ma tutte queste idee si sono scontrate, alcune hanno avuto successo, molte altre muoiono e si scontrano con una serie di difficoltà legate al fatto che è sempre critico portare dell'innovazione in qualsiasi contesto sociale, lo è ancora di più quando non ne conosciamo bene le regole, e ci sono tutta una serie di elementi di cui dobbiamo essere consapevoli o capire in profondità, dal modello mentale con cui si ragiona rispetto a certi temi, a certe problematiche come quella del fuoco, a individuare una struttura di costi che si adatta ad un'economia informale, per cui non posso chiedere ad una famiglia di spendere $10 per un sensore, però posso chiedere 50 centesimi per una serie di mesi. Quindi cambia il meccanismo in cui vengono proposte queste soluzioni. Devono cambiare i canali distributivi perché funzionano su delle logiche, appunto, da economia informale, diverse da quelle a cui siamo abituati, e c'è di base un'incertezza in questi processi, perché sono delle situazioni molto soggette a cambiamenti, legati a cambiamenti nelle condizioni atmosferiche, cambiamenti climatici, cambiamenti politici, cambiamenti legati a delle emergenze come gli incendi. Come fare quindi? Come cercare di effettivamente portare una soluzione che abbia senso, o contribuire, diciamo, al dialogo in modo da generarne una? La risposta che ci siamo dati noi, il modo in cui abbiamo lavorato, non solo in quel progetto ma in a diverse occasioni, l'abbiamo chiamata For Us by Us, citando
diverse persone nelle comunità con cui abbiamo lavorato che stressavano molto questo concetto. Siamo noi che dobbiamo decidere che cosa deve succedere. Quest'idea va bene, ma dobbiamo decidere noi tutti gli elementi che compongono il servizio da cui che la porterà, la renderà disponibile e la farà funzionare. Ed è un'idea appunto per cui tutte le fasi del percorso progettuale vengono radicate in questo coinvolgimento continuo della comunità, per cui da un'idea di innovazione tecnologica semplice in qualche modo, che era quella del sensore, arrivare a definire tutti gli elementi di una soluzione di prodotto o servizio. Questo significa da un lato avere una forte competenza a livello di design ethnography, quindi la capacità di capire il contesto, di lavorare con le persone e di tradurre tutte le informazioni che vengono raccolte in input per una parte più di strutturazione strategica del modello di servizio e di business che si vuole proporre. Tutto però fatto con le persone, lavorando insieme in vari cicli. Noi abbiamo proposti tre, secondo noi questa era la modalità migliore per effettuare quel percorso, per cui dall'imparare dalle comunità, che è stato il primo passo, capire quale poteva essere effettivamente la value proposition di questo servizio basato sul prodotto, ed questo ovviamente è tipico di qualsiasi attività di conoscenza, avvicinamento ai bisogni dell'utente. È stato significativo perché abbiamo capito che la loro attenzione era così tanto focalizzata sul breve termine che un sensore come quello che avevamo in mente noi, quel tipo di prodotto che dà valore magari domani, magari tra 5 anni, magari mai, perché non si saprà quando succederà, non si sa quando succederà un incendio nella tua casa, è un pensiero che proprio sarebbe fuori dal modo in cui le persone gestiscono i loro investimenti o pensano a che cosa gli serve. E quindi non l'avrebbe mai comprato nessuno, nemmeno per un dollaro o una cifra accessibile. Da lì abbiamo capito che tutto il progetto doveva ruotare in un'altra direzione, che non aveva senso pensare che questa soluzione diventasse sostenibile e scalabile perché le persone avrebbero effettivamente comprato il sensore, nonostante riconoscevano il valore dell'idea. E abbiamo iniziato ad allargare il nostro percorso al fatto di avere più componenti, una soluzione che usa l'artefatto, l'oggetto fisico, che comunque ha il suo valore importantissimo perché il tempo è tutto in quel momento. Prima il fuoco viene intercettato, meglio è per tutti. All'interno l'abbiamo collocato all'interno di un servizio più ampio basato su dell'educazione, che quindi dava una risposta alla prevenzione, alla necessità di coprire anche quel momento, la creazione di un team all'interno della comunità che fosse in grado di intervenire, perché effettivamente intercettare il fatto che sta iniziando un incendio senza poterci fare niente non era molto, degli strumenti per combatterlo e una offerta per ricostruire in caso ci fossero dei danni. Tutto questo è stato poi riproposto alle comunità lavorando insieme su tutti gli aspetti della parte di settaggio, di distribuzione, di risposta all'incendio che caratterizzano tipicamente un servizio, quindi i nostri giorni che utilizziamo per progettare li hanno utilizzati loro per progettarsi la soluzione. Noi abbiamo raccolto tutti gli input, li abbiamo mappati ovviamente organizzandoli anche sulla base delle nostre competenze, ma ci ha permesso di arrivare ad una definizione di dettaglio di tutto quello che era necessario fare per costruire ed implementare questo servizio sulla base dell'offerta allargata. Ultimo ciclo, abbiamo di nuovo insieme testato la soluzione e questo è stato molto significativo perché ci ha permesso di valutare tutti quegli aspetti che erano rimasti in qualche modo scoperti, ma soprattutto finalmente di vedere questo scenario di installazione, distribuzione dei sensori e soprattutto risposta all'incendio interamente gestito all'interno della comunità, come funzionava. Abbiamo fatto delle simulazioni come dei giochi di ruolo, le tipiche simulazioni dell'esperienza che si fanno, che ci hanno permesso di imparare molto e di rifinire tutto il nostro progetto, che alla fine è diventato Fire Club, un servizio che permette alle comunità di prendere
fare sostanzialmente diventare attive, dare una risposta attiva al problema del fuoco, prendere responsabilità e tutti insieme, pagando un piccolo contributo, formare questo meccanismo di risposta all'incendio, di prevenzione, di educazione e attraverso l'installazione di sensori con una detection più efficace. Tutti i risultati sono stati impacchettati in una business model, service model, quindi gli strumenti che servono poi per muoversi da città a città, in questo caso Croce Rossa, che si fa promotore dell'idea per implementare il servizio e verrà ora entrerà in una fase di pilot in varie città. Questo è stato un output di un lavoro intenso di 3 mesi a Nairobi e Cape Town, in cui noi e loro insieme siamo arrivati a questo punto. Rispetto al nostro disegno iniziale, è una situazione sicuramente in cui non c'è più quel distacco, ma c'è questo dialogo continuo, costante. Siamo sicuri che qualsiasi pezzo di quel modello è quello che risponde alle loro esigenze, l'hanno generato loro, definendo loro i loro ruoli, anche all'interno della soluzione nel momento in cui sarà implementata. Questo ovviamente non è facile. Richiede un sacco di energie, richiede un passaggio, un cambiamento nel modo in cui noi lavoriamo forte. Queste sono alcune immagini e anche alcune regole che noi abbiamo cercato di estrapolare del come rendere possibile questa attività e questo empowerment delle community per arrivare a definirsi delle soluzioni. Alcuni aspetti dal avere un obiettivo comune molto forte, come in questo caso lottare contro un problema che loro sentivano un problema concreto, ma anche diventare trasparenti nelle immagini che avete visto, e anche in queste noi ci siamo ma non siamo quasi mai parte attiva, perché sempre cercavamo degli studenti o degli interlocutori che potessero fare le nostre veci e solo definire le regole per permettere a loro di dialogare. Tutte le attività si sono svolte nelle loro lingue, che nonostante siano Kenya e Sudafrica, paesi anglofoni, non erano l'inglese. E questo permetteva di creare una forte collaborazione e li faceva sentire liberi di esprimere le proprie opinioni. Ma anche rendere questo tipo di attività divertenti, perché alla fine per loro è un modo per passare una giornata insieme con le persone che fanno parte del loro quartiere, discutendo dei problemi di tutti i giorni. E mano a mano arrivare a questa soluzione. Più importante di tutti, sempre lasciarsi qualcosa alle spalle, perché per noi un progetto può iniziare e finire, finiscono i finanziamenti, si torna in Italia, ma a loro qualcosa deve rimanere. E gli insegnamenti dei training fatti per capire il problema, parlarne tra di loro, sicuramente rimangono. Noi rilasciavamo certificati che loro potevano utilizzare poi per dimostrare di essere interessati ai problemi delle comunità e andare per esempio a cercare lavoro e attestano il fatto che sono persone responsabili e così via. Torniamo quindi in Italia. Che cosa ci rimane di tutto questo? Quella è una situazione distante come tipo di problema, distante come contesto, distante anche nelle immagini, ma non è... Questo non è un modo di lavorare che non trova applicazione nel nostro contesto, anzi, sono esattamente gli stessi strumenti, gli stessi metodi che possono essere utilizzati in altre situazioni per generare innovazione dal basso. Il video che vi volevo mostrare, solo per introdurre vagamente il tema, riguarda per esempio un progetto che stride anche nella mia vita e stride un po' con quello che vi ho fatto vedere finora, ma fatto per una banca Intesa San Paolo, in cui si sono applicate le stesse regole per riprogettare il modello della filiale, il modello di servizio partendo dal basso, quindi con le persone, con gli impiegati, con chi ci lavora, ed ha dato dei risultati molto soddisfacenti. E questo, per chiudere, è per dire sicuramente l'innovazione guidata dalle comunità in modo così forte è un tema importantissimo, soprattutto a livello etico, se ci si pone la domanda del qual è, ritornando anche agli interventi precedenti al mio, qual è il valore di quello che stiamo facendo nella vita delle persone, qual è l'impatto che avrà sulla società. Ovviamente nel settore privato di coinvolgimento delle persone si parla
sempre di più all'interno del processo di innovazione, perché è un modo per arrivare ad un risultato che sicuramente avrà successo, o comunque ci si avvicinerà sicuramente di più. Però non dobbiamo dimenticarci che ci sono altri valori che possono guidare il nostro lavoro, e soprattutto che sarebbe significativo vedere questo tipo di coinvolgimento più da quel lato ancora, dove effettivamente c'è una responsabilità nei confronti delle persone. Allora abbiamo gli strumenti, siamo noi progettisti, coinvolgiamo le persone per arrivare a delle soluzioni che effettivamente siano implementabili, abbiano senso, siano scalabili e sostenibili. Ed è stato, ne parlavo prima con Vincenzo, difficile vedere anche ora che si parla di digital transformation dei servizi pubblici, vedere che non c'è stato nessun tipo di, anche solo nei ruoli delle persone che sono state chiamate a lavorare sul progetto, richiamo a qualcuno che effettivamente si occupasse di parlare con le persone e coinvolgerle nel percorso progettuale. Ed è quindi stato significativo, secondo me, fare questo percorso oggi qui anche per questo, perché l'augurio, la speranza, e qui viene fuori anche la mia visione più forse personale sull'argomento, è che questo modo di fare le cose diventi il modo in cui si costruiscono i servizi che ci circondano. Se avete domande per, come dire, osate attaccarvi al splendido intervento che ha fatto Roberta fino adesso, scherzo, ovviamente se avete domande siamo qua e poi vi passiamo il gelato. Nel frattempo che non vedo mani che si alzavano, mi è cascato l'occhio mentre giravo sulla questione del role playing che hai visto prima, è una cosa potentissima che abbiamo visto pure durante la jam dell'ultimo weekend, perché questa cosa ti permette anche di impersonare la cosa che stai progettando e escono fuori un sacco di insight che in realtà sulla carta sembrano fighissime, ma poi non ne prendi proprio in considerazione. Questo è stato veramente figo, il mio commento. No, anche per noi lo è stato nel farlo in quella situazione in particolare, è diventato anche un modo per far vedere a tutte le altre persone che vivevano attorno a loro quanto si stava lavorando sul problema, quindi è diventato un po' un esplicitare quello che si stava facendo. E poi ovviamente sì, capire delle cose su cui avevamo lavorato anche con loro sulla carta, che finché non vedi fisicamente nello spazio succedere è difficile definire. Domande? Ansie? Paure? Angosce? Drogati! No, scherzo. C'era anche questa sembrava quasi scenografata, invece no. Vabbè. Ci ho detto, io ringrazierei ancora Roberta e anche dell'inversione, grazie mille.